Bene, oggi dicevo, rivediamo di sviluppare in modo più approfondito un esempio che il testo fa di applicazione della legge di Faraday Neumann Lenz. Vi ricordo un attimo cosa dice la legge: se abbiamo un conduttore a forma di, per esempio, di percorso chiuso, una spira per esempio, e attraverso questa spira passano linee di campo magnetico, non importa in realtà come è fatto il campo, allora attraverso la superficie, una qualunque superficie che abbia il nostro conduttore come bordo, allora se il flusso del campo magnetico dipende dal tempo, quindi può variare sia l'intensità del campo, sia la forma del circuito, sia l'orientazione del campo rispetto al circuito, perché queste sono le grandezze coinvolte nel flusso. Vi ricordate che il flusso del campo magnetico B attraverso la superficie S vale il prodotto scalare di B per il vettore S, inteso come vettore diretto perpendicolarmente al piano della superficie stessa. Okay, quindi può variare BS oppure l'angolo tra B ed S. Okay? Se questo cambia nel tempo, viene indotta una forza elettromotrice, chiamiamola delta V indotta oppure E, qualche volta si usa, che è uguale alla rapidità con cui cambia il flusso di B attraverso S rispetto al tempo. Poi davanti c'è un segno meno che sta a indicare il verso della differenza di potenziale. La differenza di potenziale indurrà una corrente che produce un campo magnetico, diciamo così, anche questo indotto, che è come un meccanismo di feedback, no? Tende a bilanciare la variazione di flusso. Se il flusso aumenta, avrò un campo opposto a quello presente. Se il flusso diminuisce, avrò un campo prodotto dalla corrente indotta che rafforza il campo magnetico presente all'inizio. Per far questo, vediamo un esempio. Abbiamo visto già l'esempio della barra in campo magnetico orizzontale. Adesso vediamo il moto di caduta di una barra presente in una zona dove è presente un campo magnetico, caduta verticale. Inserisco, mi aiuto con una figura, se, eccola qui, l'avevo creata prima. Questo è il nostro sistema. Non so se riuscite a vederlo bene. Volevo mettere un po' più grande. E abbiamo un filo metallico fatto a forma di U, questo è il conduttore, questo è un conduttore. Qui abbiamo una resistenza, potrebbe essere una lampadina, per esempio, qualsiasi cosa, e immaginiamo che la resistenza sia concentrata in questa parte del circuito per semplicità, e il circuito viene chiuso da questa barra conduttrice, okay, che può muoversi verticalmente lungo il nostro circuito. Nella stessa zona di spazio è presente un campo magnetico. Qui c'è un campo magnetico B, che per come sono orientate i simboli è entrante nella pagina ed è omogeneo, cioè non dipende dalla posizione ed è costante nel tempo. Ok? Se la nostra barra conduttrice, questa è la nostra barra conduttrice, può muoversi verticalmente senza attrito, allora cosa succede? Beh, succede che l'area attraverso il quale fluisce il nostro campo magnetico, cioè l'area racchiusa dal circuito, cambia nel tempo, perché man mano che per forza di gravità questa cade, questa area aumenta nel tempo, ok? E quindi aumentando l'area, per quanto abbiamo qui visto poco fa, aumenta il flusso e quindi abbiamo una forza elettromotrice indotta. Che verso avrà la forza elettromotrice indotta? Beh, se l'area aumenta, la forza del peso tende a far cadere la barra verso il basso, quindi il flusso aumenta, il campo magnetico indotto avrà un verso opposto a quello presente.
per ridurre il flusso. Quindi se il campo magnetico qui è entrante, quello indotto sarà uscente. Se è uscente, ok, il verso della forza promotrice indotta, quindi la corrente indotta, sarà un verso anti-orario. Quindi avremo la corrente indotta che fluisce in questo senso. Ok? Perché così l'ego della mano destra, per esempio applicata alla barra orizzontale, il campo magnetico viene dall'interno verso l'esterno della pagina, verso di me, verso di voi, e quindi riduce l'aumento di flusso. D'accordo? Quanto sarà l'intensità della corrente indotta? Beh, la possiamo calcolare utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz. La corrente indotta sarà la differenza di potenziale indotta dalla legge di Faraday-Neumann-Lenz diviso la resistenza, legge di Ohm. Okay. E l'intensità della tensione indotta, la forza elettromotrice indotta, è data, lasciamo perdere adesso i segni perché il segno in realtà è dato alla legge di Lenz che abbiamo appena stabilito, dalla derivata del flusso del campo magnetico rispetto al tempo. Allora, qui abbiamo quindi tre grandezze: l'intensità del campo e l'area attraverso cui il campo, attraverso cui calcolare il flusso del campo. La indichiamo con, per esempio, che ne so, L maiuscolo, dove possiamo metterlo qui, fatemi indicare in verde, ecco, questa distanza con L maiuscolo, cioè la distanza tra le due barre verticali, o se preferite la lunghezza della barra di massa M piccolo. E possiamo indicare, per esempio, con, sì, facciamo così, inseriamo, ecco, in rosso, una asse verticale che ci dà la posizione Y della nostra barra. E diciamo, per esempio, che la barra parte da questa posizione qui, dalla posizione 0. Quindi la coordinata Y della barra ci dà l'altezza del nostro rettangolo. Okay. Se qui c'è lo 0, la barra è negativa, però, ripeto, a noi importa poco perché siamo interessati al valore assoluto della differenza di potenziale, della forza elettromotrice. Quindi il nostro flusso di B attraverso la superficie S sarà B, intensità del campo, che è omogeneo, quindi lo stesso dappertutto, per l'area A o S se preferite, e l'area la calcoliamo come la larghezza L, la larghezza S della nostra barra magnetica, cioè della barra conduttrice, cioè questa distanza, moltiplicata per la quota a cui si trova la barra, quindi base del nostro rettangolo che è L per l'altezza che è Y, quindi L per Y. Qui evidentemente, applicando la legge di Faraday-Neumann-Lenz, avremo che la derivata di questa grandezza contiene due grandezze che sono costanti nel tempo, B ed L sono costanti perché non cambiano nel tempo. L'unica che cambia nel moto della barra è Y. E quindi qui possiamo portare fuori dal segno di derivata B ed L, in quanto coefficienti costanti, e deriviamo Y rispetto a T. Quindi abbiamo B, L per V, dove V per V intendiamo la velocità della barra verticalmente. Okay? Non sarà un moto uniforme, perché? Perché sarà un moto che risulta dall'azione di due forze concorrenti. Immaginiamo che non ci sia attrito né con le barre verticali né con l'aria. Ma qui avremo due forze, avremo la forza peso, fatemi disegnare in verde, che è una forza costante, massa per accelerazione e gravità, il peso che agisce sulla barra verticale è m per g. Dopodiché, siccome la barra è attraversata da corrente ed è immersa in un campo magnetico, ci sarà una forza di natura magnetica, fatemela scrivere in blu, ecco,
che sarà uguale a l'intensità della corrente, I, in questo caso la corrente indotta, per la lunghezza della barra per B. Qui non metto il segno di prodotto vettoriale perché la corrente e il campo magnetico sono tra di loro perpendicolari. Ricordate che è L vettore B, qui c'è un prodotto vettoriale. Se metto le dita lungo la corrente, quindi verso destra, le ruoto nel verso entrante, ok? Verso il campo, quindi la forza è diretta verso l'alto. La forza magnetica è diretta verso l'alto. Quindi contrasta il peso. E la forza è proporzionale alla corrente, la quale corrente è proporzionale alla velocità, abbiamo appena visto. Quindi, se la velocità cambia, la forza cambia e quindi l'accelerazione risultante sarà non uniforme. D'accordo? Dobbiamo impostare un'equazione che ci dice qual è l'accelerazione risultante da queste due forze. Okay? Attenzione, una cosa importante, se la velocità del nostro oggetto è verso il basso, e quindi se la corrente è verso destra, allora la forza è verso l'alto. Okay? Se viceversa la barra salisse, se io dessi un calcio alla barra la faccio salire, allora il flusso diminuirebbe nel tempo, okay? La corrente sarebbe nel verso opposto, okay? E comunque la forza sarebbe verso l'alto, scusatemi, sarebbe verso il basso, per cui in ogni caso forza e velocità sono opposte. Okay? La forza magnetica è sempre opposta a una direzione opposta alla direzione del moto della barra. Se la barra cade, flusso magnetico aumenta, velocità, scusate, orientazione della corrente in senso antiorario, quindi forza magnetica verso l'alto. Se la barra salisse, se lo spingo verso l'alto, il flusso magnetico diminuisce, quindi campo magnetico indotto uscente, direzione della corrente indotta oraria, forza verso il basso. Quindi in ogni caso, fatemelo scrivere qua sotto, la forza legata all'induzione magnetica è proporzionale all'opposto della velocità della barra. Quindi i due vettori, forza magnetica e velocità, vettorialmente sono sempre opposti. Ok? Quindi, e questa è una cosa che svilupperemo in una delle prossime lezioni, la forza magnetica sulla nostra barra si comporta come una forza di attrito viscoso. C'è un'analogia, un'importante analogia meccanica, anzi idrodinamica, che questo tipo di forza, la forza legata alla presenza del campo magnetico, è una forza che è legata alla velocità con cui si muove la barra ed è sempre opposta al verso della velocità. Questo è il tipico comportamento di una forza di attrito viscoso, cioè la forza che un corpo incontra quando si muove in un fluido. Ok? Se la sua velocità non è troppo elevata, avete sicuramente sperimentato al mare che se io mi muovo in acqua, cammino in acqua, più veloce voglio muovermi, più resistenze incontro nell'acqua. Ok? Questa è una cosa che vedremo, ripeto, più in dettaglio. Per adesso concentriamoci sul nostro esempio della barra conduttrice in caduta in campo magnetico. Quindi completiamo l'espressione della forza magnetica. La forza di natura magnetica, cioè quella legata alla presenza di B, vale la corrente per la lunghezza della barra per il campo magnetico. Qui ripeto, il coseno non c'è perché la direzione della corrente e il campo sono perpendicolari. La corrente I è legata alla forza elettromotrice, quindi BL per V, diviso la resistenza. Qui ho di nuovo un altro L e un altro B, e quindi riassumendo, ho B per B, che è B alla seconda, L per L è la seconda, diviso la resistenza e qui la velocità. Quindi questa è l'intensità della forza. Volendo scrivere in modo completo, vettorialmente parlando, avremo che la forza, okay, è legata a me, questa è l'intensità della forza, ecco. F magnetica, che è una forza verticale, è meno B quadro L quadro RB. V, nel senso V è la velocità lungo Y in realtà.
ok? C'è la nostra di y di t. D'accordo? Quindi se la barra cade, la forza magnetica è verso l'alto, se la barra sale è verso il basso. L'altra forza importante è il peso, che nel nostro sistema vale massa della nostra barra per l'accelerazione di gravità, anche questa con un meno davanti, perché in questo caso il peso, vi ricordo che abbiamo scelto come direzione positiva quella verso l'alto del nostro sistema di coordinate, la forza peso punta sempre verso il basso, quindi qui avremo un meno sempre, indipendentemente dalla direzione di movimento della velocità. Usiamo quindi il secondo principio della dinamica, in cui la forza risultante è data dal prodotto della massa della nostra barra per la sua accelerazione. Vi ricordo che qui il moto è lungo solo la coordinata y, quindi l'accelerazione non è altro che la rapidità con cui cambia la velocità, quindi dv su dt, e v è la velocità lungo y, positiva verso l'alto, negativa verso il basso. Quindi avremo la massa per l'accelerazione che vale la forza peso, meno mg, e la forza magnetica, meno b quadro l quadro rv. Questa è la nostra equazione del moto. Cioè la nostra barra si muove in accordo a questa legge. Qui possiamo semplificare per la massa, per avere l'accelerazione, quindi l'accelerazione A vale meno g meno b quadro l quadro rm. Punto di vista formale, esplicitiamo il fatto che l'accelerazione è una derivata, quindi qui abbiamo la derivata di v rispetto al tempo, è data da una parte costante che è meno g, e da una parte proporzionale a v stesso. Per questa relazione, questa equazione, è una equazione differenziale ordinaria, perché comporta una derivata totale, non ci sono funzioni di più variabili, e di primo ordine, perché ci sono solo derivate prime, e di primo grado, perché la funzione e la derivata appaiono alla prima potenza. Questa è quella che gli inglesi chiamano una ODE, ODE sta per Ordinary Differential Equation, equazione differenziale ordinaria. L'ordinario sta nel fatto che ho una funzione V di una variabile, che è il tempo. Quindi da questa equazione vogliamo ricostruire qual è la dipendenza della velocità dal tempo t, sapendo come varia la velocità, che ci ha detto questa equazione, e fissando la condizione iniziale. Cioè, nell'istante in cui facciamo partire il nostro cronometro, cioè lasciamo cadere la barra, la velocità all'istante 0 è nulla, cioè la barra parte da fermo. Cioè, torniamo alla figura di partenza. Immaginate di avere questa struttura, una regione in cui c'è un campo magnetico omogeneo, questa struttura metallica, quindi un metallo a forma di U rovesciata. Prendo la barra conduttrice, la collego in qualche modo agli assi verticali, alle parti verticali, in modo che il contatto rimanga. La posiziono all'altezza di R e poi la lascio cadere. E il mio cronometro scatta quando lascio cadere la barra, e questa cade verticalmente. Okay? Il moto, ripeto, non è un moto uniformemente accelerato a causa dell'effetto del campo magnetico. Se il campo magnetico non ci fosse, se B fosse 0, questa parte non ci sarebbe, e avrei un'accelerazione uniforme uguale a G. Quindi cadrebbe di moto uniformemente accelerato, quindi avrà una legge oraria che è un polinomio di secondo grado, come abbiamo già visto sicuramente nel corso di meccanica. Qui la presenza del campo magnetico, quindi l'effetto della forza elettromotrice indotta, è quella di produrre
un effetto sull'accelerazione che dipende dalla velocità. E come abbiamo già discusso, è un comportamento tipico, ad esempio, delle forze viscose. Quindi l'effetto magnetico qui si comporta come un attrito viscoso. Okay? Come risolviamo questa equazione? Adesso si pone il problema formale, matematico, di risolvere questa equazione, cioè avendo la legge che ti dice come cambia nel tempo, dobbiamo ricostruire qual è la funzione che ha questa come derivata. Ok? Per prima cosa vediamo che g, un'accelerazione, ha le dimensioni fisiche di velocità diviso tempo. Il secondo termine, che è sommato al precedente, è una velocità per questa grandezza, che deve essere un tempo, altrimenti l'equazione non funzionerebbe. Okay? Non posso sommare a un'accelerazione a qualcosa che non è un'accelerazione. Quindi, e dopo lo controlleremo. Quindi questa costante, la B quadro, L quadro diviso resistenza e massa, la chiamiamo 1 su tau, che tau deve essere un tempo, dato che l'accelerazione, ripeto, ha dimensioni di velocità diviso tempo, qui ho già la velocità, quindi questo deve essere un tempo alla meno 1. Ok? D'accordo? Quindi riscriviamo questa equazione, questa è una cosa che poi controlleremo in questo modo. Abbiamo la derivata della velocità rispetto a t che vale meno g meno b su tau. E tau è una costante perché è legata a grandezze che sono tutte costanti durante il moto, nessuna cambia. Qui ci troviamo di fronte a un tipo di equazione differenziale, tutto sommato, che si integra abbastanza semplicemente. Ripeto, termine tecnico, quando risolvere un'equazione differenziale, puoi passare da questa equazione a quella di B, si chiama l'operazione di integrazione. Qualche volta mi sfuggirà questo termine, quindi è bene chiarirlo. Integriamo questa equazione differenziale. Questo tipo di equazione, che si presenta in questo modo, si dice a variabili separabili. Mi spiego meglio. Facciamo un passetto indietro. Sicuramente avete visto che se per esempio ho la funzione y uguale a f di x, continua e derivabile almeno una volta in tutto un intervallo, si dice che f è di classe C1 in un intervallo i. Classe C1 significa che continua e derivabile almeno una volta, classe C2 significa continua e derivabile almeno due volte e così via. Okay? Quindi significa che posso derivare questa funzione e un modo per indicare la derivata è questo. Questo è quello che uso i differenziali. E quindi i due differenziali, y variabile indipendente, x variabile dipendente, sono legati dalla relazione, il differenziale di y vale la derivata della funzione per il differenziale della variabile indipendente. Ok? Da questa equazione posso passare alla funzione di partenza, cioè posso integrare questa espressione semplicemente usando questo simbolo. Questo si chiama integrale indefinito. Ed è tecnicamente l'operazione inversa della derivazione. Quindi a sinistra integro il differenziale di y, trovo y. A destra trovo la funzione di partenza più una qualsiasi costante. Perché? Perché, ahimè, l'operazione di derivazione non è univocamente definita, ma una primitiva di una funzione, cioè se io ho la derivata della funzione, la funzione stessa più qualsiasi costante ha la stessa derivata, dato che se derivo c ottengo 0.
Quindi integrare significa trovare non una soluzione, ma un'infinità di soluzioni definite a meno di una costante. Ok? Questa si chiama, questa classe di funzioni si chiama funzioni primitive della F'. Okay, qual è qui la cosa che ci ha agevolato? Il fatto che scrivendo questa espressione di, scusate, di y uguale f' di x, vedete che a sinistra dell'uguale ho una sola variabile, solo la y, a destra dell'uguale ho solo la x. Quando questo accade, l'equazione da cui parto, cioè questa, è detta a variabili separabili. Il nostro caso è molto simile a quello di cui stiamo parlando, solo che la nostra funzione è una funzione esplicitamente ben definita, non della x ma della y. Qui abbiamo al posto di v abbiamo y, al posto di t abbiamo x. Quindi il nostro caso è un caso di questo tipo, abbiamo che f' di y è di y di t. Quindi nel nostro caso avremo che il differenziale di t vale 1 su f' di x di y. E quindi integreremo di conseguenza. Okay? Ma il principio è lo stesso. Quindi torniamo all'equazione di partenza che è questa, fatemela copiare. Oh, scusate. Ecco. La copio e la riscrivo. Abbiamo che, quindi, questo lo considero come la nostra f di y e divido a destra e a sinistra per f di y, quindi avremo il differenziale della velocità fratto meno g meno b su tau che vale dt. Questo è il nostro 1 su f'. Ok? Possiamo anche toglierci di torno i due meno, quindi sale meno a destra. E possiamo anche moltiplicare per tau qua sotto, possiamo fare così. Tra un attimo sarà chiaro il perché. G tau più V su tau uguale a meno di t. Prego. Questa è una G, sì, scusami. Questa è G. Sì, sì, sono tutte G, ahimè. Devo scrivere un po' meglio, hai ragione. Allora, se divido per 1 su tau destra e sinistra, mi rimane dv g tau più v uguale a meno dt su tau. Ditemi se vi è chiaro. A questo punto ho solo y a sinistra come variabile e t a destra. Quindi posso passare alla primitiva. Integro a destra e a sinistra. Ora, se integro a sinistra rispetto a v, qui ho una funzione di tipo 1 su y e la sua primitiva è il logaritmo naturale. Quindi qui ottengo il logaritmo naturale di g tau più b, che è uguale alla primitiva, qui tau è una costante, la primitiva di dt è semplicemente t, quindi meno t fratto tau, la tau come costante rimane, più la costante additiva C, che ancora non sappiamo. Quindi questa equazione, per integrazione diretta, ci dà la funzione che stiamo cercando. Questo è il legame tra la velocità e il tempo. La costante C è determinata dalle condizioni di partenza, condizioni iniziali. Un matematico direbbe ci è fissata dalle condizioni al contorno. Il termine tecnico matematico è questo. In fisica questo viene indicato come condizioni iniziali. Cioè dico che
al tempo t uguale a 0, la nostra variabile dipendente v deve essere 0. Il nostro oggetto parte da fermo. Non faccio altro che sostituirlo in questa equazione. Quindi a sinistra abbiamo il nostro v0, quindi qui vale 0, quindi ho il logaritmo naturale di g tau. A destra t vale 0, quindi la parte meno t su tau non c'è, e mi rimane c. Quindi c che cos'è? È il logaritmo della costante g per tau. Di conseguenza, tenuto conto di questo, la nostra funzione diventa il logaritmo naturale di g tau più v uguale a meno t fratto tau più il logaritmo naturale di g tau. Non ho fatto altro che inserire al posto di c la costante appena determinata. Ok? Beh, abbiamo detto, se t è 0, v è 0, giusto? Quindi qui metto 0 e qui metto 0. Allora, facciamo così. Se t è 0, t va qua. E v0 va inserito qua. Di conseguenza questo sparisce, rimane il logaritmo naturale di g tau, e a destra solo c, cioè questo. Ok? Bene. Detto questo, rielaboriamo algebricamente un po' con la nostra equazione, portiamo questo termine a sinistra, ok? Quindi viene il logaritmo naturale di g tau più v meno il logaritmo naturale di g tau uguale a meno t su tau. Sommo i due logaritmi, che col meno viene il logaritmo del rapporto, questo diviso questo. Quindi viene g tau più v. No, questa è sempre proprietà dei logaritmi, la differenza di logaritmi è il logaritmo del rapporto, meno t su tau, e adesso invertiamo la funzione, perché qui c'è t in funzione di v, noi vogliamo v in funzione di t. Per invertire il logaritmo prendo l'esponenziale, quindi prendo l'esponenziale a destra e a sinistra, e a sinistra, essendo l'esponenziale inverso del logaritmo, mi rimane g tau più v fratto g tau uguale all'esponenziale di meno t fratto tau. Di conseguenza, risolvo rispetto a v e viene uguale, scusate, ma un termine, più v. Abbiamo quasi finito. E sposto g tau a destra, quindi v al tempo t vale meno g tau più questa è la nostra, possiamo anche raccogliere un g tau volendo, la legge che descrive come cambia la velocità della barra nel tempo. Quindi t viene meno g per 1 meno l'esponenziale di meno t fratto tau. Questa è la nostra soluzione. Qui abbiamo integrato l'equazione differenziale che ci dà il moto della barra. Quindi la velocità ha un andamento esponenziale col tempo. È facile vedere che se il tempo è 0 al tempo iniziale, che abbiamo meno g tau 1 meno l'esponenziale di 0 fa 1, e quindi 0, quindi la nostra condizione iniziale è garantita, è recuperata. Inoltre, con tempi molto lunghi, se prendo il limite per t che tende a più infinito, di t cosa tende? Beh, la parte esponenziale, se t diverge, questa va a 0, mi rimane meno g tau. Questo facciamo, andatemi a disegnare meglio il tau.
possiamo chiamarlo velocità asintotica. Quindi graficamente come si comporta la nostra velocità? Possiamo fare un grafico cartesiano. Qui abbiamo i tempi, T, qui la velocità V, inizialmente è 0, V asintotica è negativa perché la bolla cade verso il basso, fissiamola per esempio qui, qui abbiamo il valore asintotico e man mano che il tempo passa, l'andamento della velocità è grosso modo questa, una curva esponenziale. Tutto chiaro? E chiaramente il ruolo di tau è quello di dare quant'è la rapidità con cui questa curva decresce. Più tau è grande, più questa curva è stirata verso destra, quindi più lentamente diminuisce. Più tau è piccolo, più la caduta è rapida. E tau dipende, abbiamo appena visto, dalla resistenza del campo magnetico. Eccolo qui. Dove era? Tau è tanto più grande quanto più grande la resistenza e tau è tanto più piccolo quanto più intenso il campo magnetico. Campo magnetico forte vuol dire smorzamento veloce. Quindi la velocità va al regime asintotico molto rapidamente. Ok? Grazie mille. Una cosa che dovremo controllare, ma lo faremo evidentemente la prossima volta, è il fatto che utilizzando le dimensioni di campo magnetico, la lunghezza L, R e la massa, questa grandezza effettivamente ha le dimensioni fisiche di un tempo. Questo, se mi ricordo, lo facciamo la prossima volta, se no ve lo lascio fare come esercizio. D'accordo? La prossima volta vediamo possiamo fare un'applicazione numerica di questo e vediamo invece l'analogo ma meccanico, cioè l'analogo, cioè otteniamo una soluzione tipicamente che matematicamente è identica a questa, cioè lo stesso tipo di forma matematica, per quanto riguarda il moto della caduta della barra in campo, il moto della caduta di un corpo, di una sfera, in un fluido, diciamo l'analogo meccanico. Ok? Per oggi ci fermiamo qui.